Etna, bellezza e potenza, ambiente, natura, fuoco e tremori. E questo è il titolo dell'incontro svoltosi oggi pomeriggio nei locali di Villa delle Favare a Biancavilla, organizzato dall'Accademia Universitaria Biancavillese in sinergia con il Lions Club Adrano Bronte Biancavilla. Ad intervenire il presidente dell'Accademia Rosa Lanza, il presidente del Lions Vincenzo Longo insieme al componente distrettuale Salvuccio Furnari e il giornalista e scrittore Gaetano Perricone. Parlare della nostra Etna, per noi che ci viviamo sopra quotidianamente, è per noi una cosa molto ma molto importante. Vi direi per esempio di fare una considerazione su quanti di noi che ci abitiamo di sopra andiamo su fino, non dico al cratere centrale perché di questi tempi ci sono le varie ordinanze che ne limitano l'accesso, ma sicuramente nelle zone sommitali dove possiamo andare e dove possiamo apprezzare veramente dei panorami al di fuori dell'usuale, dell'ordinario. È un raro privilegio per noi abitarci sopra, veramente. Questa interessante conferenza, anche a seguito degli eventi sismici che ci sono stati nel nostro paese, è bene essere informati e documentati su quello che può succedere e come la popolazione deve essere anche pronta ad affrontare agiatamente le situazioni. Intanto è potente perché è il vulcano attivo più alto d'Europa, è costantemente in attività e quindi fa semplicemente il suo lavoro di vulcano, quello che noi diciamo sempre, a prescindere dalle frasi roboanti: l'Etna è un vulcano e basta. È potente, certo, è potente perché fa delle eruzioni particolarmente potenti e quindi è anche però il vulcano più studiato e monitorato al mondo, per cui, come dire, ci sono delle condizioni importantissime di studio attorno a questo vulcano che ci mettono in condizioni di sapere in tempi relativamente utili che cosa può succedere. La bellezza è bellezza con la B maiuscola e basta, è un luogo assolutamente magico. Io ho avuto la fortuna di lavorare nello staff che ha portato l'Etna nel patrimonio dell'UNESCO e vi dico che parlo del dossier di candidatura che poi è stato quello approvato entusiasticamente a Phnom Penh, che la magia della natura dell'Etna è assolutamente unica, straordinaria e irripetibile. Manca secondo me la consapevolezza di avere tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Voglio dire, io mi chiedo sempre quando vedo questi cumuli di immondizia, ma non solo i cumuli di immondizia, vedo proprio il modo in cui ci si approccia al vulcano da parte di tanta gente, possiamo dirlo, locale, perché gli stranieri hanno un approccio molto più rispettoso per un fatto proprio culturale. E quando vedo dico, mi chiedo, ma a casa loro si comportano così? Quindi l'idea che questa meravigliosa montagna sia nostra, sia casa nostra, è lontana ancora da arrivare. Il lavoro, posso dire che insomma io vivo e lavoro qua da tanti anni, posso dire che rispetto a tanti anni fa, grazie a un grandissimo lavoro di educazione ambientale che stanno facendo tanti bravi insegnanti in tante scuole, e anche al lavoro di informazione e di divulgazione che soprattutto negli ultimi anni sta facendo l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, la coscienza rispetto a queste problematiche è cresciuta e migliorata, ma ancora i passi avanti da fare sono tantissimi, perché come dici tu, insomma, quello che vediamo in giro fa capire che ancora bisogna lavorare tanto.